Non siamo corpi, siamo menti e anime. Il corpo è soltanto un veicolo, ma chi ha una mente e un'anima abbastanza forti può riuscire a vincere le proprie sfide anche col peggiore veicolo al mondo. Basta solo crederci, nella vita e nella possibilità di vincere gli ostacoli. Queste parole sono di Antonio Saffioti, che insieme a Marco Cavaliere è autore di Chi ci capisce bravo, un libro che questo pomeriggio sarà presentato al Centro Clinico Nemosud di Messina. Una raccolta di testimonianze di vita di Antonio, di suo padre Pino, di sua madre Vittoria e sua sorella Maria Rosaria. Un libro che parla di speranza, di fede in Dio, di fiducia nella medicina, di dolori, di fatiche, di cadute e di risalite, ma soprattutto parla di libertà, di indipendenza, di normalità. Antonio è calabrese, è laureato in giurisprudenza, ha 33 anni e a 2 gli è stata diagnosticata la distrofia muscolare di Duchenne. Andiamo a conoscerlo. Ciao Antonio, come nasce l'idea di scrivere questo libro? Perché? Questo libro l'ho scritto perché voglio lasciare una traccia del mio passaggio su questa terra, che poi l'ho scritto soprattutto per le altre persone che come me vivono la disabilità e soprattutto per le giovani famiglie che si trovano ad affrontare la distrofia muscolare con altre malattie come la mia. È una malattia genetica che colpisce i maschi, con una diffusione circa 5 maschi su 100.000 abitanti. È una malattia che compare attorno ai 2, 3 anni, 4 anni, con facili cadute, con difficoltà a rialzarsi da terra. Ed è una malattia che progredisce rapidamente. In genere questi bambini perdono la loro autonomia attorno ai 10 anni, sono costretti cioè ad utilizzare una sedia a rotelle. Colpisce i muscoli, ma colpisce anche i muscoli respiratori, quindi il respiro diventa difficoltoso, diventa difficoltoso la possibilità di dormire bene, per cui devono utilizzare un respiratore durante la notte. Ecco, diciamo che abbiamo nel corso degli anni migliorato l'assistenza di questi pazienti, migliorato la loro qualità di vita, però siamo ancora in attesa di una cura che guarisca dalla malattia. La distrofia muscolare di Duchenne è certamente la malattia neuromuscolare in cui la ricerca ha dato risultati più incoraggianti e in cui si è speso di più dal punto di vista dei ricercatori e in generale di tutte le componenti, diciamo, del mondo scientifico. Gli approcci più promettenti al momento sono sicuramente la terapia genica, cioè una terapia che agisce sul difetto genetico che è alla base della patologia. A parte questo filone, vi sono invece degli approcci che sono più aspecifici, cioè rivolti sempre alla patogenesi della malattia, ma non soltanto al difetto genetico, ma ai problemi a valle del difetto genetico, cioè la mancanza della proteina, che è appunto la distrofina, che manca ed è il problema principale in questa malattia. Ogni storia ha il suo eroe e lei è l'eroe di questo racconto. Che cosa ha significato per lei essere il padre di Antonio? Innanzitutto non mi definisco eroe, perché il padre di Antonio è una persona normale come tutti quanti. Insomma, ha cercato di vivere il suo quotidiano e quello della mia famiglia sempre in modo naturale, come mi veniva, e questo ci ha salvati, perché il nostro primo concetto è stato quello di sapere a che cosa andavamo incontro. La patologia di Antonio, quello che era la distrofia muscolare. Io vi parlo dell'85, quando ancora non si sapeva niente. Lei segue pazienti affetti da malattie neuromuscolari, ma anche più specificatamente distrofia muscolare di Duchenne da tanti decenni, oltre 30 anni. È stato uno tra i primi in Italia, tra l'altro, a fare ciò. E in questi decenni avrà riscontrato, immagino, dei comuni denominatori tra i pazienti che ha seguito. Non parliamo ovviamente dell'aspetto strettamente sanitario, ma più psicologico, emotivo, e le famiglie delle persone, dei pazienti che lei ha avuto in cura. Sì, c'è una maggiore consapevolezza da parte di tutti, anche delle stesse famiglie, verso questo tipo di malattia. Nel passato il paziente si affidava totalmente al medico,
che purtroppo non aveva da offrire delle terapie. Adesso il paziente esige comunque di migliorare la sua qualità di vita. Allora il medico deve fare un po' un'autoanalisi, andare incontro alle nuove esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. In fondo questo è stato il motivo per cui ho combattuto per la nascita del Centro Nemo a Messina. Qual è la filosofia del Nemo, dei centri Nemo? È quella di offrire un centro cosiddetto omniservice, cioè tutto quello che può essere utile per il paziente e la famiglia, che vada sia dalla presa in carico clinica, sanitaria, ma anche sociale e nonché psicologica. Spesso e volentieri ci troviamo a supportare non solo il paziente, ma in molti casi il caregiver, che in alcune patologie si trova a diventare un po' il regista della criticità del proprio assistito, e spesso e volentieri nessuno nasce per fare questo mestiere, e quindi la possibilità di avere un centro che possa riconoscere le risorse ma anche le debolezze del familiare e cercare in qualche modo di dare quelle strategie per condividere, convivere con la patologia, questo ci sta dando grandi risultati, perché le manifestazioni che ci vengono da non solo dai pazienti ma anche dai familiari, anche quando il paziente non c'è più, dove i familiari continuano a frequentare il Nemo, continuano a voler supportare il Nemo, è la dimostrazione che questo percorso, anche se noi non ce ne rendiamo conto perché spesso e volentieri con la vita frenetica non ci fermiamo a riflettere su questo, ma questi segnali che ci arrivano indirettamente ci dicono che questo concetto del omniservice, cioè guardare il paziente sotto tutti gli aspetti, sta portando dei grandi risultati. Una delle parole più ricorrenti nei capitoli di tua pertinenza, perché insomma il libro racconta la tua storia, la vostra storia da più punti di vista, quello tuo, di tua madre, di tuo padre e di tua sorella, ma in quelli che sono strettamente di tua pertinenza ci sono delle parole ricorrenti, una di queste è libertà. La libertà, come dico nel libro, l'ho trovata a 13 anni quando ho iniziato ad utilizzare la carrozzina, che prima sembra una cosa controcorrente, però nella mia esperienza è stato così, perché prima, quando la mia disabilità non era del tutto evidente, non mi sentivo libero, avevo difficoltà a camminare, a spostarmi, che venivo pure preso in giro dai compagni. Invece poi, con la comparsa della disabilità a 360 gradi, quindi con l'utilizzo della carrozzina, ho potuto vivere una vita più libera, perché potevo muovermi tranquillamente, non mi stancavo negli spostamenti, non venivo preso in giro, perché chi si sognerebbe di prendere in giro un disabile? Quindi per me la carrozzina ha rappresentato la mia libertà. Io come libertà, che per libertà intendo che ognuno è libero di fare quello che gli va, come dice una canzone dei Rockets. Quindi io mi baso su questo. Io voglio essere libero di vivere la mia vita malgrado la disabilità. Una continua difesa della dignità e della normalità. Un concetto che però a molti sfugge, anche superficialmente e non necessariamente in cattiva fede, però lei ha dovuto combattere tanto per poterlo affermare, e andando a combattere contro non soltanto quelle che sono le evidenti barriere architettoniche, ma prima di tutto quelle mentali. Sì, sì, sì. Ad esempio, io la prima cosa che ho fatto è ho sempre cercato di anticipare le fasi di Antonio, insomma il fatto che poi non camminavo, e il primo aspetto che ho visto è quello di avermi fatto l'abbattimento delle barriere all'interno della casa, delle mura quotidiane. Dopodiché sono uscito fuori, tu ti rivolgevi all'ingegnere, l'ingegnere magari ti diceva vabbè, ma la chiesa la vogliono con i gradini. Sì, però la chiesa è di tutti, mio figlio ha diritto di entrare. Sì, ma dalla porticina laterale. No, assolutissimamente, mio figlio deve entrare dalla porta centrale, perché mio figlio deve avere la stessa opportunità che hanno gli altri ragazzi, non possiamo discriminare.
senso che la vita per me è quello di soprattutto vivere questa vita. Io ho deciso di viverla a 360 gradi, a 365 giorni all'anno. E il mio tempo lo passo dedicandomi a tutto quello che è sociale. Quindi non mi dedico solo a me stesso, ma anche agli altri. Quindi mi piace molto svolgere questa attività sociale, soprattutto nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Che questo lo faccio da vicepresidente della FISC Calabria. Poi seguo tutto il fermento culturale che c'è nella mia città, seguendo vari blog e varie associazioni culturali. Poi vado a molte presentazioni di libri, ad eventi culturali e artistici. Mi piace molto la politica. Alle ultime elezioni comunali ho collaborato con un movimento politico. Mi sono dedicato alla scrittura del programma di questo movimento politico per quanto riguarda le politiche sociali e la disabilità. Ho avuto l'opportunità di presentare una mozione per l'adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel mio comune. A seguito di questa mozione, la Convenzione è stata adottata dal mio comune all'unanimità. Poi ho un buon rapporto con tutti i politici della mia città e non solo. Sono molto amico dei vari sindaci, che questo lo faccio per controllarli meglio, per essere più vigile.